Lunedì 24 settembre 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sempre qui a cercare di raccontarvi quello che succede nella nostra città metropolitana, un po' i protagonisti, un po' l'approfondimento su quello che appunto potete trovare nella nostra grande città. È iniziata da qualche giorno una manifestazione, diciamo, bella lunga, sono 15 giorni di eventi che si racchiudono tutti sotto un grande cappello che è quello della Milano Bike City, e quindi ne parliamo oggi qui con uno dei co-organizzatori proprio di questa bellissima manifestazione, Marco Mazzei. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Grazie mille di essere qui con noi, Milano Bike City, dicevo 15 giorni di intensi eventi e un programma, prima mi hai portato qua il programma, insomma davvero tanti gli appuntamenti da non perdere. Ma che cos'è la Milano Bike City? Milano Bike City è un, noi diciamo con un po' di presunzione l'abbiamo chiamato il fuorisalone della bicicletta, e diciamo anche per darci un augurio che nel corso dei prossimi anni, questo che parte quest'anno, perché questa è la primissima edizione, possa diventare un appuntamento di successo come è il fuorisalone. E, però dico fuori salone non a caso, perché lo spirito è proprio quello di cercare di attivare, fare in modo che le realtà di Milano, ciclistiche e non, abbiano voglia di organizzare un evento, un incontro, una pedalata, insomma qualsiasi cosa legato al tema della bici, e lo mettano nel nostro palinsesto, in un calendario comune, insomma, per far sì che ci siano tanti eventi di ogni genere, grandi, piccole iniziative, insomma tutto quello che può servire per attivare la voglia di bicicletta in città. Effettivamente mancava una settimana delle biciclette, diciamo una Milano che ormai è tutta una Milano di week, anzi grazie per aver messo la parola week nel titolo, perché ormai lo mette anche a prescindere se durano 2 giorni o 16, scrivono sempre week, quindi grazie per aver anzi messo al centro la city, che forse è quello che più ci interessa a tutti, la nostra città, una città però che non è a misura di biciclette, o forse sì. Allora, da un certo punto di vista lo è, perché Milano è molto piccola, o comunque insomma poi dipende dai punti di vista, però diciamo oggettivamente non è una metropoli sconfinata, si può girare anche a piedi tutta in un paio d'ore, diciamo. Quindi è relativamente piccola, è assolutamente piatta e ha un clima mite per ormai molti mesi all'anno, quindi da un punto di vista teorico è una città perfetta per andare in bicicletta. Diciamo che forse c'è un percepito di pericolo che è maggiore, molto maggiore rispetto al pericolo reale, però come tutti i pericoli percepiti è, diciamo, anche quello è concreto. Percezione fa più danni della realtà. Assolutamente. E quindi sicuramente a Milano servono interventi, servono infrastrutture, servono le famose piste ciclabili, però serve secondo me anche un racconto, nel senso di far vedere che cosa si può fare con una bicicletta. Si può andare in ufficio, si può andare al parco, si può fare un viaggio, insomma è uno strumento multiuso, e che ci sono alcune cose semplici che possono risolvere dei problemi grandi. Io ho moltissimi miei colleghi ed ex colleghi che non vanno in bici per temi di abbigliamento, di scarpe, di caldo, di freddo, insomma tutte piccole barriere all'ingresso che possono essere superate abbastanza facilmente. Poi certo c'è il problema del traffico, soprattutto della velocità delle automobili, del fatto che le automobili credono di essere diciamo padroni incontrastate degli spazi urbani, e quindi forse dovranno anche loro col tempo imparare che negli spazi urbani esistono anche altri mezzi. Però io credo che Milano abbia tutto per diventare veramente una delle grandi capitali ciclistiche. Sì, appunto, forse è più un problema forse culturale a quel punto, cioè sì, di barriera che ci mettiamo in testa noi. Io penso sempre, dimmi se sbaglio, se magari questo ragionamento può tornare, del fatto che essendo noi una grande nazione di campioni del ciclismo, grandi, però lo vediamo appunto come uno sport e non come un utilizzo giornaliero. Io sono reduce da un viaggio nella famosa Mitteleuropa, come la chiamano, no? e vedere piste ciclabili in Danimarca ad esempio, dove comunque sicuramente avranno qualche giorno di sole in meno rispetto a noi, sicuramente, e vederli tranquillamente in qualsiasi strada statale, anche avere delle piste ciclabili di centinaia di chilometri anche, quando invece qua appunto
capisci che proprio è un non voler utilizzare quel mezzo perché magari appunto non mi sento il coppi della situazione. Sì, ci sono alcune barriere proprio, dicevi giustamente tu, se tu vai una domenica qualsiasi in Brianza qua attorno a Milano vedi migliaia di signori di mezza età in bicicletta, e a me capita spesso quando li incontro, perché anch'io ovviamente poi faccio parte della categoria, dico, ma chiedo, ma voi andate anche a lavorare in bicicletta? Mi guardano un po' come se, non so, uno che gioca a golf, uno chiedesse, ma tu vai a lavorare con la mazza da golf? Cioè, proprio lo considerano al 100% un attrezzo sportivo. E oltre a quello proprio si capisce che fanno fatica ad andare. Per me eventi come questo, cioè un calendario come quello di Milano Bike City, serve anche per far vedere a tutti i ciclisti che ci sono tanti ciclismi possibili. Allora, tutti gli eventi non possiamo sicuramente elencarli, no, perché sono tantissimi. Qualche evento però a cui tieni in questi ultimi giorni di programmazione, appunto, diciamo da oggi, da lunedì 24 in avanti, cosa abbiamo a cui tieni molto? Beh, allora io ovviamente adesso non posso entrare troppo nel merito, no. Sennò poi quando esco dalla trasmissione mi trovo alcuni degli organizzatori che mi investono ovviamente con una bicicletta, rigorosamente, però diciamo che la Bike City si conclude domenica il 30 con l'evento che organizza Linus Radio DJ da City Life, che è la DJ 100, quindi è una gran fondo. La Gran Fondo di Milano, ed è l'evento conclusivo. Sempre domenica nel pomeriggio, credo sempre a City Life, ci sarà un evento di premiazione di un premio che abbiamo diciamo avviato quest'anno con queste edizioni, un premio alla ciclabilità, cioè ci siamo fatti mandare da realtà associative della città dei progetti che avrebbero realizzato nei prossimi mesi. Una giuria sceglierà il progetto più interessante, questo progetto vincerà un premio di 4.000 euro, che è una piccola cosa, però ci serve per dare un segnale anche poi di continuità, cioè qualcosa che fra un anno andremo a vedere è stato fatto, come ne approfitto, visto che sei qui, insomma, tu è una vita che vivi Milano in bicicletta, lo sappiamo, sì. Sei conosciuto anche poi da chi dell'ambiente. Un consiglio per chi magari invece volesse iniziare a vivere Milano in bicicletta, cioè, come diciamo, tante barriere poche vanno superate, qual è il primo consiglio che ti senti? Ma guarda, io ho iniziato, è vero che è tanto, ma io fino a 10 anni fa andavo in bicicletta, ma avevo la macchina, mi muovevo soprattutto in macchina. Per me i punti d'ingresso sono stati due. Uno, anche se è una cosa così molto un po' stupidina, però la dico, è squisitamente estetico, perché a un certo punto c'erano queste biciclette bellissime, molto colorate, ultra essenziali, che mi piacevano un sacco, e quindi diciamo mi sono avvicinato alla bicicletta un po' come uno si avvicina a un vestito, no? Okay. Però poi quando l'ho provato questo vestito, questo mi ha permesso di scoprire che con quel vestito potevo andare a fare dei giri e muovermi molto rapidamente in città, e un giorno ho provato ad andare in ufficio in bici, e questa è stata la svolta, perché andare e tornare dall'ufficio in bici comunque mi faceva un po' l'effetto di andare e tornare da una vacanza. Perché effettivamente iniziare la giornata lavori distante da dove abiti? Ai tempi lavoravo molto distante, nel senso che abitavo in fondo a Viale Monza e lavoravo a Segrate, per cui avevo la fortuna di poter fare per un tratto il naviglio della Martesana. E comunque, diciamo, uscire di casa, andare sulla Martesana per andare in ufficio ti dà quella sensazione di inizio di una giornata completamente diverso rispetto all'essere bloccato sul traffico in Viale Monza. E poi da lì è stato un crescendo, per cui il mio consiglio è soprattutto trovare anche una scusa, cioè darsi un pretesto per provare la bici, perché secondo me poi arrivano sempre delle risposte. Tanti punti di appuntamenti, tanti motivi per prendere la bici. Che cosa manca, appunto, abbiamo detto a Milano che è le bici ciclabili, va bene, ma che cosa manca a Milano per diventare, proprio come dicevi tu, la grande capitale delle biciclette? Secondo me le manca la consapevolezza che la bicicletta non è, o meglio, magari lo si può anche considerare così, ma comunque non è un segnale di decrescita, cioè la bicicletta non è tornare indietro, le farfalle, la campagna. A Milano questa cosa fa un po' paura, cioè Milano che è sempre proiettato verso il futuro, fa un po' paura questa cosa. La bicicletta è tantissima tecnologia, tantissime opportunità di lavoro, tantissime aziende, tantissimi giovani che stanno investendo in questo settore, per cui c'è una componente
di stile, design, produzione, industria, economia, commercio importantissimo, e Milano è tradizionalmente al centro di questi triangoli, quindi io smetterei di considerarla come appunto un ritorno al passato, ma anzi è il mezzo del futuro. Se poi è vero come è vero che in futuro sempre più persone vivranno nelle città e quindi si porrà un tema di spazi, la bicicletta è il mezzo perfetto per muoversi a una velocità che non è la velocità lenta, è una velocità umana, in spazi che diventano sempre più ristretti, quindi è, secondo me è proprio lo strumento perfetto per gli spostamenti urbani. Cos'è la cosa che ti rende più orgoglioso dell'aver organizzato insieme ad altri, che so che sei un bel gruppo, sì. questa Milano Bike City? Beh, la cosa che ci rende tutti più orgogliosi è sicuramente la pagina dove ci sono le adesioni, nel senso i loghi di tutte le realtà che hanno organizzato qualche cosa durante queste 2 settimane, perché c'è veramente di tutto. E ci sono tanti negozi, realtà associative, gruppi, insomma veramente è un panorama estremamente vario di persone che sono accomunate dalla passione e dal fatto di credere appunto nella bicicletta come uno strumento di progresso. E certo non è semplice metterle tutte insieme, il fatto di esserci riusciti quest'anno e magari di riuscire anche ad allargare il gruppo l'anno prossimo è una cosa che mi fa molto piacere. Ti dico qua in diretta che Milano News, perché quest'anno siamo andati lunghi, siamo arrivati, ma a noi piacerebbe tanto poter essere dei vostri il prossimo anno e darvi una mano in questo, perché crediamo appunto che sia una di quelle manifestazioni importanti per la città, come diciamo, per far conoscere un mezzo che non deve essere appunto quello della domenica per andare al parco e basta, poi ben venga, certo. Ben contenti di vedere flotte di bambini che vanno al parco in bicicletta, ma sarebbe bello vedere ad esempio magari a volte anche andare a scuola in bicicletta, mi penso, no? Ad esempio. Beh, noi c'è un gruppo che si chiama Massa Marmocchi che da qualche anno accompagna i bambini a scuola in bici insieme ai genitori, in modo molto allegro, con la musica, insomma in un modo diciamo non intruppato, e anche quella è sicuramente un'esperienza che cambia, nel senso che molti genitori accompagnano, vanno a scuola con i bambini in bici e poi magari decidono di proseguire per il lavoro ugualmente in bicicletta. Ed è fantastico perché quando tu arrivi davanti a una scuola e ci sono i bambini che arrivano in bici, quelli che invece arrivano in macchina sono dietro il finestrino della macchina che guardano fuori con, insomma, non dico disperazione, insomma, però li vedi che vorrebbero decisamente essere su una bici, e questo, diciamo, come segnale per il futuro è interessante, ecco. Dove possiamo trovare la Milano Bike City in questi giorni a Milano? Quali sono i luoghi deputati? Allora, non c'è un luogo, non c'è un vero centro, perché quest'anno abbiamo deciso di, diciamo, fare un'operazione diffusa. Ci sono alcuni poli, c'è diciamo quasi tutti i negozi di biciclette, da Rossignoli Ciclistica, la stazione delle biciclette, Bici Radici, Upcycle Bike Café, che è un bike caffè appunto di ciclisti in zona Città Studi, c'è AG a Nolo, c'è Base in zona via Bergognone, quindi insomma questi sono alcuni, però diciamo l'evento è veramente diffuso, quindi se c'è qualcosa che riguarda la bici tendenzialmente c'è. Che tipo di eventi dobbiamo aspettarci? Di tutti i tipi, quindi ci sono delle pedalate anche di allenamento serie, tipo ci sono quelli che partono, fanno un giro vicino a Zibido San Giacomo il martedì e il giovedì all'alba, ci sono presentazioni di libri, c'è un workshop molto interessante venerdì su come si scrive di ciclismo e per il ciclismo, quindi con un taglio un pochino più, diciamo, tecnico, ma con della sostanza. Ci sono un sacco di eventi al femminile, a me spiace dire al femminile perché poi è un'espressione brutta, però meglio che in rosa, è stato in rosa, quindi guarda, sei già stato bravissimo. Però è per dire che tra le realtà che organizzano Milano Bike City le donne sono, se non la maggioranza, quasi, perché forse sono una minoranza in ambito sportivo, ma in ambito urbano, associativo e di, diciamo, capacità di coinvolgimento delle persone sono decisamente la maggioranza, almeno a Milano, quindi questo si riflette poi anche nel programma. Appunto, il programma, se vogliamo sapere più nel dettaglio dove lo possiamo trovare? Sul sito milanobikecity.it oppure sulla pagina Facebook che è la stessa milanobikecity.it.
Invece, visto che ormai sono passati, di quello che è stato fino adesso, cosa è che ti ha colpito di più? Adesso puoi dirlo, quello puoi dirlo, non ti tirano sotto. Sì, dai. Sì, lo posso dire. Mi ha colpito di più il giro di Milano in bicicletta, che si chiama Abbracciami, e che è una sorta di circle line ciclistica. Ancora non c'è, diciamo, non è proprio strutturata del tutto, però si può già percorrere, passa attraverso i parchi, passa attraverso tutte le famose periferie della città. E devo dire che percorrerla è particolarmente emozionante, perché si vede sempre Milano stando su questo bordo, e si scoprono cose che anche un milanese doc non conosce, e soprattutto si mettono assieme gli spicchi della città che magari uno conosceva. Ci sono persone che, facendo il giro, hanno capito che due quartieri erano molto vicini, ma li percorrevano sempre. Sì, spesso magari i movimenti pubblici ti portano spesso ad andare verso il centro per poi tornare fuori. Sì, sì. La famosa circle line, non esistendo, esatto. L'avete ricostruita praticamente. Quanti chilometri è da tutto il sono giro? Sono 60. È vero. E la cosa curiosa è che questo giro si chiama Abbracciami, ma in realtà altre persone hanno studiato dei giri sempre attorno alla città. Ce n'è un altro che si chiama Super Mi 100. Che sono 100 km, quindi un po' più largo, esce un po' dal confine della città. La TEM. E c'è un altro ancora più largo, che in questo momento non mi ricordo come si chiama, che è tipo 150 km, tipo città metropolitana. E è interessante che ci siano persone diverse, da mondi diversi, che si sono messe a fare questi percorsi, perché significa che c'è anche una voglia, diciamo, di esplorazione del territorio, con questo spirito un po' di esplorazione urbana, che è interessante. Tu una volta pensi di dover andare a viaggiare per esplorare chissà dove, chissà quale continente, invece appunto basta girare magari a destra invece di sempre andare dritto, come abbiamo fatto fino al giorno prima, e scoprire Abbracciami, ad esempio, che quindi in questo giro tu dicevi l'avete già fatto, perché appunto avete fatto in occasione appunto della Milano Bike City. Allora, al momento non è segnalato, credo, ancora, no. Nel senso è in costruzione, diciamo, la segnaletica e tutto quello che servirà, che tutte nuove le zone periferiche va a toccare, giusto? Sì, tutte tranne il municipio 1, diciamo. Municipio 1. E si passa, immagino, anche dai vecchi borghi di Milano. Tutti i vecchi borghi, si passa. Adesso il punto di partenza ovviamente può essere dove uno vuole. Questa è bellissima cosa, che non c'è una partenza, non c'è un arrivo. Esattamente, sì. Noi siamo partiti da Crescenzago e l'abbiamo fatto in senso antiorario, per cui Crescenzago, la Bicocca, poi il Parco Nord, tutti i parchi, quindi Parco Nord, Montestella, Trenno, Cave. Quindi siamo passati da Baggio, da Cutiotto, poi sotto dalla Barona, tutto il Parco Agricolo Sud, che è un posto incredibile, e dentro lì Vaiano Valle, tutte, insomma, quelle vecchie zone di Cascina. Si vedono qualche cascina, si vede, sì, infatti. Sì, assolutamente. Poi Parco della Vettabbia, Chiaravalle, e poi da lì siamo risaliti, Monluè, Parco Forlanini, l'Ortica, Lambrate, Parco Lambro, Crescenzago. Quindi, insomma, è veramente una fotografia della città che, ti dico, sorprende anche chi crede di conoscere bene Milano. Si trova, vero, il percorso sul vostro sito? Sì, perché ho visto che fatto c'è tutto, quindi se qualcuno volesse provarlo, farlo, insomma, tutte le indicazioni ci sono, non è complicato, immagino. No, assolutamente. Anzi, probabilmente sono tutte in strade abbastanza poco trafficate. Sì, e comunque abbiamo pubblicato anche una traccia, quindi uno, insomma, chi va in giro in bici con un mini navigatore può scaricare la traccia e seguire quella, e ha tutto indicato. Perfetto, allora. Marco, siamo arrivati alla fine del nostro incontro, io ti ringrazio tantissimo per essere qua. Ricordiamolo che fino a domenica, appunto, in giro per Milano, dovrebbe dire, no? Ce ne sono tantissimi eventi, lo riconoscete, sono segnati Milano Bike City, come state vedendo in questo momento. Se no, il sito internet, mi dicevi, Marco? milanobikecity.it. Troviamo il calendario, tutti i programmi. Tutto. E appunto potete vedere bello quest'anno cosa ci sarà, e poi appunto siamo già quasi in attesa di vedere cosa ci sarà il prossimo anno. Voi sarete già lì, che state già avendo mille idee del prossimo anno. Certo, immagino. Ovvio, anche perché adesso sappiamo anche le cose che bisogna migliorare, quelle che hanno funzionato meno, quelle che hanno funzionato meglio, quindi, diciamo, c'è subito voglia di metterlo in pratica, ecco. Aspettiamo un anno, poi stai calmo. Sì, sì. Va bene. Marco Mazzei, Milano Bike City, grazie mille davvero per essere qui con noi. Grazie a voi. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, torna domani alle ore 12:30, sempre qui su Milano News. Grazie mille, arrivederci.